Cari amici di J-Land, beh, siamo arrivati al punto cruciale. Domenica ci sarà Inter-Juventus. Inter-Juventus non è una partita come tutte le altre, è la partita che nessun juventino, ma anche nessun interista vorrebbe perdere. Le ragioni sono tante, sono storiche, sono antiche, è inutile rivangarle, ma bisognerà che la Juventus affronti questa gara con la massima concentrazione, come se si trattasse di una finale di Champions. Perché? Perché ci sono degli aspetti anche psicologici, umorali, oltre a quelli tecnici. La cosa più importante sarà, e questo è il secondo punto, non illudersi. Cioè non pensare che dopo le vittorie con Siviglia e con il Bologna sia stato tutto risolto. No, non è così. Sono stati degli spunti individuali, delle giocate individuali che hanno consentito alla Juventus di vincere, ma il gioco ancora latita, forse inevitabile considerati tutti i problemi che Allegri ha avuto in questo avvio di stagione. Però illudersi, beh, diceva Giorgio Bernanos che il più letale dei nostri pensieri è cullarsi nell'illusione, quindi pensare che tutto sia stato risolto sarebbe letale, non è così. Ma ci sono delle buone notizie, è rientrato Khedira, che dà, come dire, sostanza e esperienza, rientrerà Marchisio, che non è Pirlo come regista, ma in qualche maniera sopperirà a quella carenza di idee in cabina di regia. Speriamo che ci sia anche Pogba, che ci dà la sua fisicità, la sua capacità di inserirsi e il suo tiro da fuori, che peraltro in questo avvio di stagione non si è mai visto. Detto questo, e questo è il terzo punto, siamo a uno step, non dico decisivo, ma certamente importante della stagione. Le due partite con l'Inter e con il Borussia Mönchengladbach, sono, come dire, basilari. Due vittorie sarebbero basilari. Perché? Perché in campionato, se tu vinci, e per ipotesi non così improbabile, il Napoli vince con la Fiorentina, vai a 7 punti in classifica. Se perdi vai a 11 dall'Inter e a 13 addirittura dalla Fiorentina, laddove la squadra di Paolo Sousa dovesse vincere. Quindi è importantissimo. Pareggio tutto sommato non serve a nessuna delle due, anche se l'Inter è in una posizione di classifica ovviamente migliore rispetto a quella della Juventus. Per quello che riguarda la Champions, il Borussia, vincere contro il Borussia Mönchengladbach vuol dire staccare il biglietto praticamente per l'accesso alla fase successiva di Champions. Quindi concentrazione massima, nessuna distrazione e soprattutto io, voglio dire da opinionista, direi ad Allegri, caro Conte Max, vedi di mantenere la stessa squadra che ti ha dato soddisfazione nelle ultime due gare. Non fare tanti cambiamenti, parti con gli stessi 11 che ti hanno garantito i risultati e a partita in corso magari inserisci per un 20 minuti, mezz'ora, quelli Alessandro, lo stesso Hernanes, insomma, Zaza, che è un giocatore che scalpita e che ha dimostrato di saper far gol, a partita in corso ti puoi permettere anche questo, ma prima però devi essere, come dire, costante, altrimenti cambi formazioni ogni settimana e questo non va bene. Forza Juve e come sempre fino alla fine.